Quelle che vedete sono le prime quattro righe che compongono il triangolo di Tartaglia. È possibile ottenere ogni riga con un procedimento in realtà molto semplice. Osserviamo innanzitutto che ogni riga presenta un elemento in più rispetto alla precedente. Inoltre, una volta fissate le prime due righe, le cui caselle sono rappresentate dal numero 1, possiamo ottenere le successive attraverso il medesimo procedimento che mostriamo ad esempio per passare dalla seconda alla terza riga. Osserviamo in tal caso che le posizioni estreme di questa riga sono ancora occupate dal numero 1, mentre quella centrale si ottiene come somma dei due termini che appartengono alla riga precedente e scelti in modo che le tre posizioni rappresentino all'incirca un triangolo isoscele. Attraverso la stessa procedura possiamo verificare che la quarta riga si ottiene inserendo nelle due caselle estreme il valore 1 e nelle posizioni intermedie, rispettivamente, le somme ottenute, reiterando il metodo mostrato in precedenza. A questo punto proviamo a rappresentare insieme la quinta riga. E quindi, dopo aver inserito nella prima e nell'ultima casella il valore 1 e ricordando preliminarmente che questa riga sarà composta da 5 elementi, ossia conterrà un elemento in più rispetto alla precedente. Osserviamo banalmente che il secondo termine è dato dalla somma di 1 più 3 che fa 4, dopodiché otterremo la somma di 3 più 3 che fornisce come risultato 6 e quindi il quarto termine, sommando 3 e 1, porterà come risultato il valore numerico 4. Potete facilmente osservare che la riga successiva è definita nel modo che abbiamo appena introdotto. Mostriamo a questo punto il collegamento che c'è tra lo sviluppo delle righe del triangolo di Tartaglia e le potenze di un binomio, facendo alcune osservazioni preliminari. Innanzitutto osserviamo che nell'elenco di potenze proposte abbiamo preso in considerazione il binomio X più Y, ma vedremo in seguito, attraverso un esercizio dedicato, che gli sviluppi che mostreremo tra poco possono essere utilizzati per qualsiasi binomio. Inoltre, non procederemo alla dimostrazione del legame che esiste tra i coefficienti del triangolo di Tartaglia e gli sviluppi delle potenze considerate, ma ci limiteremo a una descrizione che ci consentirà di dedurre una tecnica utile per lo sviluppo di qualsiasi potenza a esponente naturale di un binomio. A questo punto, osserviamo che alla prima riga del triangolo di Tartaglia è associata la potenza con esponente pari a 0 e che tutte le potenze successive sono associate ordinatamente e rispettivamente alle righe successive del triangolo. Inoltre, osserviamo che dagli sviluppi della prima e della seconda potenza otteniamo quanto segue. In particolare, nel primo caso, supponendo che la base della potenza costituita da x più y non possa assumere valori numerici per cui risulti pari a 0, ricordiamo che un qualsiasi valore diverso da 0 elevato alla 0 è pari a 1. Tale quantità numerica corrisponde all'unico termine presente nella prima riga del triangolo di Tartaglia, mentre osserviamo che una potenza con esponente pari a 1 fornisce come risultato unicamente la sua base e il collegamento con i due termini che compongono la seconda riga del triangolo di Tartaglia è evidenziato dai due coefficienti dei monomi che abbiamo ottenuto dallo sviluppo, risultato che è possibile osservare anche per la terza riga. Infatti, osservando che siamo in presenza in questo caso di un quadrato di binomio che potete ripassare all'interno del nostro canale con un video tematico sui prodotti notevoli, ricaviamo uno sviluppo di questo tipo, per cui
I termini della terza riga del triangolo di Tartaglia corrispondono anche in questo caso ai coefficienti dei tre monomi ottenuti. A questo punto possiamo porci una domanda. Visto che avremmo potuto scrivere l'ultimo sviluppo come segue, e in questo caso senza ottenere ordinatamente una sequenza di coefficienti uguale alla terna che corrisponde alla terza riga del triangolo di Tartaglia, quale criterio è possibile adottare in modo da ottenere un'associazione come quella osservata nel primo sviluppo effettuato? Per rispondere correttamente, osserviamo che il primo termine del binomio considerato appare subito con un esponente pari a 2, nel secondo termine dello sviluppo scala di un grado, mentre non si evidenzia nel terzo termine allo stesso tempo. Il secondo termine pari a y non si evidenzia nel primo termine dello sviluppo, appare con un grado 1 al secondo termine. E il suo esponente cresce, per cui appare uguale a 2 nel terzo termine. Proviamo ad applicare questa tecnica allo sviluppo del cubo di binomio per poi verificarne la correttezza comparando il risultato rispetto a quello ottenuto, sviluppando la stessa espressione come prodotto notevole. In effetti, partendo dal cubo del primo termine e osservando che il secondo coefficiente dopo l'1, che è associato al coefficiente di x alla terza, presente nel triangolo di Tartaglia è il 3. Proviamo a scrivere la parte numerica del secondo termine dello sviluppo pari a 3, mentre per quanto riguarda la parte letterale, scaliamo di un grado l'esponente della x e facciamo tra virgolette apparire la y con un esponente pari a 1. Scorrendo ancora il triangolo di Tartaglia, osserviamo che il terzo termine è pari a 3, per cui il coefficiente del terzo termine dello sviluppo avrà lo stesso valore. Riguardo alla parte letterale, scaliamo ulteriormente di un grado la x, mentre facciamo crescere di un grado la y, che quindi passa a 2. Inoltre, osservando che nell'ultimo termine dello sviluppo non apparirà più la x e che l'ultimo termine della riga del triangolo di Tartaglia considerato è pari a 1, possiamo concludere che il quarto termine dello sviluppo è pari a più y alla terza. Possiamo osservare che lo sviluppo di una potenza di un binomio con esponente pari a 3 fornisce come risultato un polinomio omogeneo di grado 3, come possiamo osservare dal primo e dal quarto termine, ma anche sommando gli esponenti delle due lettere sia nel secondo che nel terzo termine dello sviluppo. Analogamente, lo sviluppo della potenza di un binomio con esponente pari a 2 fornisce come risultato un polinomio omogeneo di grado 2, così come è possibile dimostrare che tale regola vale per tutte le altre potenze. Quindi, dallo sviluppo della potenza con esponente 4 ci aspettiamo non solo 5 termini i cui coefficienti saranno associati rispettivamente e ordinatamente ai valori presenti nella riga associata del triangolo di Tartaglia, ma oltre a risultare verificata la regola dei gradi vista in precedenza, otterremo complessivamente un polinomio omogeneo di grado 4 pari a x alla quarta più 4x alla terza y, visto che il secondo termine della riga del triangolo di Tartaglia è pari a 4, e osservando che la parte letterale è stata ottenuta scalando di un grado la x e facendo tra virgolette comparire la y di primo grado, più 6x alla seconda y alla seconda, che è un termine ottenuto con la stessa procedura, così come lo sono gli altri due termini che compongono lo sviluppo considerato. Possiamo quindi agevolmente concludere che lo sviluppo della potenza di binomio di grado 5 è costituito da un polinomio omogeneo di quinto grado, ordinato in forma decrescente rispetto alla lettera x in forma crescente rispetto alla lettera y, è costituito da 6 termini i cui coefficienti sono rappresentati nell'ordine proposto dai termini che compongono
la riga del triangolo di Tartaglia associata a tale potenza di binomio. Per sviluppare quindi un'altra qualsiasi potenza, diversa rispetto a quella considerata ma con la stessa base, potete fissare l'esponente della potenza, ricavare la riga del triangolo di Tartaglia associata e sviluppare con le regole che abbiamo considerato. Concludiamo con un esempio e proviamo a sviluppare la potenza di un binomio con esponente pari a 4. Per comprendere come applicare il metodo proposto in precedenza a questo binomio, consideriamo l'equivalenza che abbiamo dimostrato relativa al binomio x più y. Infatti, procederemo allo sviluppo del binomio proposto dall'esercizio considerato, sostituendo nello sviluppo presente nel riquadro i termini 2m alla seconda e meno n rispettivamente in tutte le posizioni in cui appaiono x e y. Quindi, procedendo con accortezza per evitare di compiere errori di calcolo dovuti alla concatenazione di varie operazioni relative a potenze e a prodotti, procediamo prima al calcolo delle varie potenze presenti nello sviluppo considerato, per poi passare alle moltiplicazioni ottenute e quindi giungendo al risultato definitivo. Visto che potenze.